Fare palestra non ti farà dimagrire. Ragazzi, questo è il discorso di oggi. Vorrei fare un po' di chiarezza per soprattutto quelli che arrivano ad iscriversi in palestra in questo periodo, o anche magari quelli che arrivano a gennaio, quelli che arrivano a settembre, insomma tutti speranzosi. Se l'unico vostro obiettivo è dimagrire, quindi perdere peso, la palestra non fa il caso vostro, per svariati motivi che ora andrò ad elencare. Ma facciamo una premessa iniziale per comprendere al meglio quali sono i vantaggi lo stesso di fare palestra, che io consiglio comunque a tutti. Allora, i vantaggi della palestra è che in sé il sollevare pesi non fa bruciare tante calorie come magari il fare cardio, quindi se il vostro unico obiettivo è perdere peso in qualsiasi modo, fate bene la dieta, la seguite bene e fate cardio, quindi passeggiate, bicicletta, qualsiasi forma di cardio, anche in palestra potete farlo con l'ellittica o quello che vi pare. Però se il vostro unico obiettivo è perdere solo peso, la palestra, anzi, se la fate bene, ve ne fa mettere su di peso. Mettendo su peso all'inizio potreste anche avere la fortuna di arrivare a una ricomposizione corporea fatta bene e quindi perdere un po' di grasso, se ci mettete dentro anche una dieta fatta bene, perché altrimenti è difficile, mentre si mette su muscolo. Opportunità che si ha praticamente solo da principianti e dopo è molto più difficile arrivarci. Da principianti lo stress fisico che si dà al corpo iniziando palestra permette sia di costruire muscolo sia di perdere peso. Una volta intermedio avanzati la faccenda diventa molto più difficile. Comunque, tornando al discorso principale, se voi volete solo perdere peso, io personalmente vi consiglio attività aerobica, quindi corse, camminate, insomma bicicletta, come vi pare, perché appunto la palestra da sola, come mi arriva certa gente in palestra, mi arriva e mi dice: ah Anto, io vorrei perdere peso, voglio fare i pesi. A fare i pesi in realtà si mette su peso, poi possiamo tornare al discorso della ricomposizione corporea, però diciamo che i pesi, se li accompagna una dieta bilanciata e fatta bene in un deficit calorico, allora possono aiutarti a perdere peso e soprattutto a perderlo bene, perché mettendo su muscolo, se uno ha molto peso da perdere, potrebbe avere di più un tono muscolare sotto al grasso che gli permette di non avere quella pelle cadente, ok? Che non piace a nessuno, anche se non c'è nulla di male. Anch'io non più né un po', essendo stato obeso nella mia vita. Grazie a Dio ero molto giovane e quindi non è rimasto troppo, però ancora si nota, solo se uno ci guarda bene. Io, essendo io, ci guardo. Però non c'è nulla di male, l'importante è avere degli obiettivi fissati ed esserci arrivati. Quindi la palestra, volete solo perdere peso, andate a correre, andate a camminare, fate bicicletta. Se invece volete perdere peso in maniera sana e avendo anche un tono muscolare sotto, soprattutto se avete tanto peso da perdere, allora aggiungete la palestra, magari in una parte più piccola rispetto all'attività di cardio, quindi magari vi fate tre o quattro volte a settimana una camminata o una corsa, quello che vi pare, affiancata alla dieta, e poi uno o due volte andate in palestra a mettere su qualche muscoletto all'inizio. Comunque, nella perdita di peso la dieta gioca veramente un ruolo importantissimo. O diventate maratoneti o ciclisti, allora potete tranquillamente, io direi quasi, mangiare quello che vi pare, perché bruciate talmente tante calorie che è difficile arrivare a ingrassare. Infatti se vedete tanti ciclisti competitivi, maratoneti, mangiare vi spaventate, perché mangiano un sacco ma in realtà bruciano anche veramente tanto. Quindi il sunto, il succo di questo video è che la palestra fa bene, assolutamente sì, permette anche di perdere peso più facilmente, e in realtà più che facilmente, meglio, ok? Perché a livello di calorie non si bruciano tanto. Quindi vi consiglio di farla se volete perdere peso bene. Se invece avete da togliere qualche chiletto e magari fate già palestra, non vi consiglio di aumentare la frequenza di sedute in palestra, bensì di aumentare le sedute di cardio a settimana. Quindi magari vi fate una passeggiata in più, avete un cane, uscito con lui, oppure arrivate al supermercato, tanto queste sono mansioni che vanno svolte sempre, arrivate al supermercato e parcheggiate più in fondo. Intanto iniziate a bruciare sempre di più.
piccole linee guida per capire insomma quanti passi fare al giorno e in media e quanta attività aerobica eseguire alla settimana. Le linee guida sono circa sui 8-10.000 passi a seconda della persona al giorno. Potete monitorare col telefonino, col vostro orologio, quello che vi pare. E poi di attività come il cardio, qualsiasi tipo di attività, è consigliato 150 minuti alla settimana, quindi sono 2 ore e mezza. Potete spalmarle come vi pare. Se voi fate 150 minuti di cardio a settimana, a livello di cuore, a meno che non ci siano altre patologie, dovreste stare bene e dovreste stare bene in salute. Quindi questo è quanto, ragazzi. Non venite più in palestra per dire voglio perdere peso, perché insomma c'è da verificare cosa vogliate davvero fare. Se c'è tanto peso da perdere, molto consigliata anche la palestra se già non la fate. Se invece ce n'è giusto un po' e fate già palestra, vi conviene invece di aumentare le sedute in palestra di fare più cardio, o comunque di aggiungere il cardio post palestra. Detto questo, ragazzi, spero di essere stato utile, di essere stato chiaro. Per altri chiarimenti eccetera mi scrivete qua sotto sempre. E stiamo raggiungendo pian piano i 1000 iscritti, che per me è già un buon traguardo, perché io in tutta la vita che ho fatto sti cacchi di video da piccolo non sono mai riuscito a creare tanta roba, però adesso mi sembra di essere arrivato a un punto in cui mi ritengo abbastanza soddisfatto di come sta andando. Grazie a tutti per la visione, ci vediamo alla prossima.